dire grazie di questa presenza. E il primo grazie lo voglio dire a Caterina Sorbaro, l'autrice del libro, perché da quando ci siamo conosciuti 3 anni fa si è creato subito un feeling bello di collaborazione in tutti i sensi, per l'opera che noi portiamo avanti con i ragazzi, il giornalino, non sto qui ad elencare. Un libro importante di Caterina Sorbara, Racconti da Gioia, Rossini Editore. Un libro che racconta quella che fu la Gioia Tauro di una volta e che cos'è diventata la Gioia Tauro oggi. Caterina Sorbara ai nostri microfoni. Caterina, tu hai scritto un libro è come un figlio. Sì, e questo libro è un figlio che non aspettavo. Non era in programma, mi sono ritrovata ad essere incinta senza saperlo. Caterina, e un libro racconta tante storie, diciamo, è un viaggio nei ricordi, soprattutto nella vita che si è vissuto, soprattutto qui a Gioia Tauro. E tra l'altro inizia con un bellissimo racconto della signora Scionti, che ripercorre la sua storia, che poi è la storia della Piana. Con che emozione tu ti sei avvicinata a intervistare la signora Scionti? Allora, io non conoscevo la signora Scionti, me l'ha fatta conoscere l'ingegnere Minasi, che ogni domenica all'uscita della chiesa mi diceva: vieni a conoscere una signora che ha una vita bellissima, da cui puoi trarre spunto per un racconto. Io non volevo perché ero già presa da un altro libro. Poi lui ha insistito e sono andata a conoscerla e mi sono innamorata, perché una signora come lei non ce ne sono più, mi ha raccontato la sua vita, e il racconto della sua vita è stato come immergersi in un fiume dalle acque limpide e cristalline. Caterina, è un libro che viaggia nei ricordi, i ricordi sono importanti, la memoria soprattutto è importante, perché poi tu nel libro racconti anche dei giochi antichi che si facevano una volta, racconti anche di storie anche personali come la lettera a Luca. Voglio dire, è importante la memoria. Sì, è importante la memoria, specialmente oggi dove tutto si sta perdendo, dove i nostri giovani non fanno altro che giocare con il PC, con questi giochi elettronici, mentre sarebbe bello ritornare al passato. In fondo il futuro è nel passato. Gioacchino Salcà, un giornalista, una storia del giornalismo soprattutto a Gioia Tauro. Gioacchino, tu questa sera presenti Caterina Sorbara, ma presenti soprattutto il suo libro Racconti da Gioia, un libro che è un viaggio nei ricordi e nella vita che fu a Gioia Tauro. Beh, per certi aspetti è così. Diciamo che già il titolo Racconti da Gioia dice qualche cosa. Gioia è l'antico nome di Gioia, quindi è un libro di ricordi, un libro nel quale vengono rimembrate cose del passato, la città com'era, e soprattutto, ecco, è un libro che tende anche per certi aspetti, nei vari racconti, in alcuni racconti, a fare una vera e propria denuncia. Lo stato di degrado e di abbandono di quello che Caterina chiama la Piana del Tauro, oggi Piana di Gioia, va bene, che dice lei, e lo ha scritto in un racconto, è trasformata, è deformata, soprattutto è praticamente, diciamo, fa sentire certe mancanze, e in effetti queste mancanze, dice lei, arrivano dalle promesse non mantenute. Più di questo non si poteva dire. Il libro è un libro di racconti, ma è anche un libro di denuncia. Quindi raccontare la storia che fu è importante, la memoria. Quindi la memoria diventa uno strumento importante per tramandare anche ai giovani così com'era la nostra realtà e come abbiamo vissuto noi la nostra vita. Beh, diciamo che è così, e soprattutto i racconti servono a fare capire com'era veramente la Piana una volta, com'era Gioia Tauro una volta, com'erano le campagne della Piana una volta, campagne che sono state trasformate, che sono state, diciamo, cancellate per fare posto magari ad industrie che poi non hanno avuto il decollo atteso, e da qui si capisce che forte è la delusione della gente.